Buongiorno amici di Universo Foto, sono Mirko Poppi e innanzitutto vi ringrazio di guardare questo video e vi ricordo, se già non l'avete fatto, di iscrivervi al canale YouTube Universo Foto, abilitare la campanella per ricevere sempre le notifiche di tutti i video che escono costantemente ogni settimana. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di YOLO Box, un prodotto di cui vi ho già parlato tanto quando è uscito ed è arrivato in Italia a inizio del 2020 e vi posto il link per i vari tutorial che ho già creato e le dirette che abbiamo fatto utilizzando lo YOLO Box. Oggi parliamo di una nuova versione, è arrivata una nuova versione proprio del sistema, dell'interfaccia grafica, la 3.0. Vediamo quindi velocemente di che cosa si tratta e che novità ci sono rispetto alla versione precedente, ma prima la sigla. Bene amici, come vi dicevo, oggi parliamo dello YOLO Box e della nuova versione 3.0 con una nuova interfaccia grafica e tante altre novità. Lo YOLO Box, ricordiamo velocemente che cos'è: è un sistema, è un oggettino, in questo caso è veramente un monitor touch che ci permette di andare in streaming online sulle varie piattaforme social come Facebook, YouTube e Twitch, ma anche altre personalizzate in più di una piattaforma contemporaneamente, con più di un canale di acquisizione e quindi con la possibilità di andare a cambiare canali in diretta per fare una ripresa a tutti gli effetti professionale. Per maggiori informazioni su tutte queste caratteristiche, come vi dicevo prima della sigla, vi riposto il link dei tutorial che ho già creato e delle dirette che abbiamo fatto utilizzando lo YOLO Box. Vediamo nel dettaglio in questo nuovo tutorial la versione 3.0 dello YOLO Box. In che cosa cambia? Cambia innanzitutto in una veste grafica, è stata migliorata e resa molto più semplice in base alle richieste degli utenti, alle richieste che sono anche giunte a me da parte di già acquirenti YOLO Box, che io ho riportato al produttore e come io anche tutti gli altri colleghi che distribuiscono questo prodotto nelle altre nazioni in tutto il mondo. Oltre ad aver migliorato e semplificato l'interfaccia grafica, averla resa più intuitiva, hanno fatto una serie di migliorie in termini di correzioni di bug, ottimizzazione dello YouTube in Full HD e non solo in HD, direttamente dal link stesso. Hanno ottimizzato e finalmente messo nel custom non solo la possibilità di inserire un link RTMP, ma anche un link RTMPS. Questo è molto importante per chi vuole fare delle dirette programmate su Facebook, perché su YouTube lo si può già fare col custom, come vi ho fatto vedere in uno degli ultimi video del tutorial. Fare la stessa cosa con Facebook, quindi preprogrammare la diretta il tal giorno alla tal ora, con tanto di parteciperò, quindi ricevere una notifica quando inizierà, un po' come capita con YouTube, a oggi era preclusa questa possibilità. Con questa nuova versione hanno migliorato la privacy e la gestione proprio del protocollo RTMP, inserendo anche l'RTMPS, che è quello che utilizza Facebook per essere ancora più sicuri e per poter quindi in questo modo fare diretta sia YouTube che Facebook con una pre-notifica che arriverà all'utente che si iscrive e che manifesta l'interesse alla diretta stessa. Un'altra miglioria che è stata effettuata è una ottimizzazione dello scoreboard, molto utilizzato in ambito sportivo. Esempio, dobbiamo riprendere e fare una diretta di una partita di calcio, di una partita di pallavolo, in cui dobbiamo mettere anche il tabellone dei risultati. Possiamo inserirlo, era già funzionale prima, l'hanno ulteriormente migliorato, semplificato con alcune possibilità in più, quindi anche l'inserimento, ad esempio, del primo e secondo tempo, piuttosto che altre notifiche. Oltre al miglioramento dello scoreboard, è stato migliorato anche l'inserimento di tutto ciò che c'è contorno, quello che veniva definito watermark e rolling caption. I watermark si possono inserire ed è stata migliorata l'interfaccia, dopo la vedremo. Le rolling caption rimangono, ma oltre alle rolling caption, nella stessa sezione sono state inserite anche i lower thirds, quindi dei messaggi in cui puoi mettere nome e cognome o il titolo dell'evento o il titolo di quello che stiamo facendo direttamente, senza utilizzare dei PNG esterni, quindi velocizzando ulteriormente la procedura e anche questo abilitandolo o disabilitandolo. L'ultima miglioria che arriverà a brevissimo, quindi a oggi, quando vi faccio vedere che siamo alla versione 3.0.1, non c'è ancora, ma è in aggiornamento molto rapido e imminente, quindi potrebbe essere che quando esce il video ci siano già, è l'implementazione della multiview.
oggi la MultiView ha il Picture in Picture, come già vi avevo fatto vedere nei tutorial precedenti, vi faccio vedere qua dove si troverà, ma verrà inserita anche la possibilità di dividere lo schermo in due, destra-sinistra, e dividere lo schermo in due, alto-destra-basso-sinistra. Questo è quello che a oggi risulta nella presentazione. Ma entriamo subito nel dettaglio del prodotto e guardiamo il monitor come appare. Quindi, dicevamo, entriamo in un'interfaccia. Appena accendiamo lo Yolo Box, l'interfaccia appare uguale. Ecco, come fare a fare l'aggiornamento? Fa tutto in automatico, come sempre. Quindi, accendendo lo Yolo Box, se è connesso in rete, e in automatico ovviamente si connette in rete se avete già abilitato la rete, potete serenamente e tranquillamente aggiornare il sistema, perché vi arriverà un messaggio pop-up a cui dovrete semplicemente dire sì, e al riavvio molto probabilmente dovrete solo reinserire il vostro utente password che avete utilizzato per la registrazione. Quindi quando entriamo l'interfaccia appare molto uguale. Ho già creato la scena video che andremo a utilizzare, che si crea nello stesso modo, quindi io posso fare più e creare il titolo. In questo caso entriamo nella scena che ho già creato. Ecco qui come appare. Quindi notate che l'interfaccia è tutta rivisitata. Notiamo che abbiamo sulla parte sinistra l'interfaccia che inquadra e ci dà le scene video e sulla parte destra tutte le varie opzioni selezionabili. Prima cosa, ovviamente, ricordatevi sempre il 720 se volete fare la registrazione, la diretta a 1080, di mettere a 1080. Di default viene sempre messo a 720. Ricordiamoci che le dirette non devono avere delle ultra risoluzioni, perché poi rischiamo di trovarci a posteriori o mentre facciamo la diretta stessa con la semplicissima problematica che magari il nostro flusso dati per andare in internet non è sufficiente per poter fare andare una ripresa in Full HD, o addirittura c'è chi vorrebbe fare anche in 4K. Qua parliamo di un sistema che a oggi, visto il prezzo, che è un prezzo veramente competitivo, permette di andare in internet, nel web, con una delle strumentazioni che può andare, quindi o con la SIM, o con il Wi-Fi, o con il cavo RJ45. Non posso, almeno per ora, andare con più funzionalità, con più fonti internet, per avere una banda ancora più stabile. È assolutamente non una negatività, è una caratteristica. Prodotti che danno queste funzionalità così evolute non costano sicuramente come costa lo Yolo Box, ma costano molto di più. Quindi ricordiamoci che è un prodotto all-in-one portatile che ci permette in maniera molto semplice e intuitiva, e questo è il valore aggiunto di questo prodotto, di fare delle dirette in tantissimi contesti. Quindi immaginiamo gli eventi sportivi, ma immaginiamo anche le conferenze, immaginiamo i concerti, immaginiamo anche le attività religiose, una diretta della messa per i propri fedeli. Anche questo è molto richiesto. Quindi ci sono tantissime opzioni e opportunità, ma immaginiamo anche solo un youtuber che fa una diretta in viaggio mentre sta presentando un prodotto o una location. Con questo sistema può, con la sua fotocamera, fare una diretta multipiattaforma. Quindi questo è il notevole vantaggio di un prodotto compatto e che ha caratteristiche evolute. Una durata della batteria, se non attaccata a un power bank esterno, di comunque 3 ore. Quindi permette di fare delle dirette a tutti gli effetti, di tutto rispetto. Veniamo quindi nel dettaglio dell'interfaccia. Quindi noi qua vediamo le solite immagini dove ci sono gli ingressi video. A oggi e ad adesso, come vedete, ho collegato un HDMI 1, che è semplicemente il monitor e l'iPad che sta registrando la fotocamera che sto usando adesso, e una webcam USB. Potrei collegare un altro HDMI, posso utilizzare anche le altre fonti, quindi Living Video, ma anche solo un SD, quindi facciamo Add Video Source. E che cosa possiamo fare? Posso andare a inserire, ad esempio, dalla SD card, inseriamo un video. Potrebbe essere, ad esempio, come già vi dicevo in altre situazioni, la pubblicità della diretta. Sto inquadrando e sto riprendendo una diretta di una gara di ciclismo e ogni tanto devo fare andare un video pubblicitario degli sponsor, e posso metterlo qua in MP4 e ogni tanto, quando ne ho necessità, lo lancio. Quindi anche questa è una delle funzionalità evolute. Abbiamo anche, ad esempio, tra le altre risorse che possiamo inserire, l'online stream. Anche di questo vi ho fatto il video sempre nel tutorial. Permette di utilizzare un altro Yolo Box col proprio account, magari immaginando una gara di ciclismo, cosa che ci è capitato, un esempio pratico di un cliente che deve registrare, fare la diretta, e magari è in una location, ma magari ha l'inviato in moto che sta inseguendo il gruppo di testa, e
ogni tanto magari c'è necessità di lanciare le immagini che arrivano dal gruppo di testo, dal secondo gruppo, quindi ho anche questa possibilità. Possiamo anche fare, come vedete qua, il multiviews, il picture in picture, che è la stessa cosa che vedevate già prima. Prossimamente vi troverete nel multiview anche le altre funzionalità di cui vi ho spiegato, quindi lo split dello screen orizzontale o tagliato in diagonale. Quindi aggiungiamo un PIP video, mettendo ad esempio una camera più un'altra. Possiamo, ecco, in questo caso noi com'è che andiamo a scalare? Non più facendo il tocco con le due dita, che era sì semplice, ma non sempre era funzionale. Andiamo a preselezionare, gli diamo la dimensione che noi vogliamo, lo andiamo a spostare, lo mettiamo al posto giusto e gli diamo Done. E in questo caso noi abbiamo quattro fonti utilizzate e collegate, quindi io posso andare a switchare da una fonte all'altra senza problemi. Cosa possiamo anche fare? Tenendo premuto sul video stesso, noi possiamo andare a cancellarlo, come vedete adesso, oppure sul PIP possiamo andare a modificarlo. Quindi premendo modifica si ritorna all'interno della selezione del video stesso. Che altro possiamo fare? Possiamo andare, come vedete, qua a fianco a ingrandire quello che stiamo vedendo e vediamo le stesse cose, ovviamente, come era circa la visione dello YOLO Box nella versione precedente. Quindi io posso andare a cambiare le varie camere premendo il pulsante di selezione delle camere e io quindi comodamente e velocemente mi vado a spostare tra le varie camere senza problemi. Quindi questo è lo stesso funzionamento. Il pulsante sulla destra permette di rimpicciolire. Quindi guardiamo intanto e terminiamo di guardare le novità del sistema operativo aggiornato in questo modo. Andiamo sul lato destro. Il lato sinistro, quindi l'abbiamo visto, parla del video. Sul lato destro, invece, che cosa abbiamo? Abbiamo come primo pulsante gli overlay. Quindi per overlay, se noi premiamo più, possiamo inserire i watermark che inserivamo prima in JPEG, in PNG. Ma vediamo adesso nel dettaglio che cosa c'è dentro e i lower thirds, quindi entriamo negli overlays, quindi io posso andare a inserire un logo, quindi andiamo a prendere un logo fatto, ok, posso fare la stessa cosa che vi dicevo prima, quindi con la stessa modalità di come vi ho fatto vedere nell'inserimento del picture in picture, potete anche inserire il watermark e andarlo a selezionare. Potete scalarlo, quindi ingrandirlo, rimpicciolirlo, posizionarlo. Dopo che è posizionato, avete la tranquillità che il prodotto non si va a spostare. Cosa posso fare? Posso inserirne un'altra, quindi inseriamo ad esempio un'altra immagine. Inseriamo questo. Anche questo possiamo andare a ingrandirlo, rimpicciolirlo. E posizionarlo, quindi gli diamo una sua posizione di default. Ok, perfetto. Andiamo a questo punto a inserire quello che è i lower thirds. Come funzionano? Ecco qua la nuova interfaccia. Ci sono sempre le rolling caption, quindi io posso andare a inserire fino a 100 lettere. Tutorial YOLO Box 3.0. Fatto. Posso andare a selezionare la dimensione dei caratteri stessi. Posso andare a selezionare se gira continuamente o se fa un unico giro e poi si ferma. La stessa cosa come prima. E posso ovviamente andare a selezionare e posizionarlo più in basso. Se devo andare a rimodificare perché mi sono sbagliato qualcosa, ritocco l'overlay che ho selezionato, posso cancellarlo o posso modificarlo. Quindi io posso andare a prendere, a spostarlo. Ok, benissimo. Quindi io a questo punto ho abilitato questo overlay e vedete che sta passando. YOLO Box Tutorial 3.0. Se dovessi andare anche in questa immagine qua a inserirli, io posso andare a inserire anche tutti gli altri e man mano andarli a cancellare o selezionare. Quindi anche qua posso con massima velocità e
e semplicità andare a inserire e togliere i vari overlay. Con questa visione splittata dello schermo mi permette di essere molto più veloce e evitare di sbagliarmi magari ad aggiungerne uno, toglierne un altro. Posso ovviamente, come vi ho fatto vedere, andare a schermo intero e fare la stessa cosa premendo overlay, quindi io posso abilitare o disabilitare contemporaneamente, posso anche da qua andare ad aggiungere. Quindi andiamo ad aggiungere a questo punto i lower thirds, quindi i sottotitoli. Prendiamone uno, titolo e sottotitolo, massimo 20 parole per ognuno. Quindi nel titolo, ad esempio, scriviamo anche qua Tutorial YOLOBOX 3.0. Ok. Sottotitolo Mirko. Ok, perfetto. Quindi io posso andare a dargli l'offset, quindi dove vado a posizionare il sottotitolo e il titolo, spostandoli o da una parte o dall'altra. Quindi facciamo ad esempio così, spostiamo anche il tutorial. Ok, inseriamo, andiamolo a modificare e spostiamolo ad esempio in basso perché lo vogliamo mettere in basso. Quindi anche qua io posso andare a selezionare e inserire i vari altri overlay che voglio inserire. In questo caso vediamo che abbiamo il tutorial. Posso disabilitarlo, inserire questo, quindi io posso andare a inserire tutto quello che mi interessa. Vediamo anche l'altro lower thirds, potrebbe essere anche un lower thirds più neutro, dove non c'è il colore rosso e il colore bianco. Lo andiamo a selezionare e spostare. E scriviamo anche qua. Ok, perfetto. Può essere questo ad esempio centrale, andiamo a selezionare dove preferiamo e lo posizioniamo. E anche qua posso andare a selezionarlo, inserire uno, inserire l'altro, ma posso andare a inserirne tutti quelli che voglio. Non ho per ora il limite di uno o due overlays all'interno dello stesso frame. Quindi questo è un ulteriore valore aggiunto. Bene, ok, quindi qua abbiamo visto la parte degli overlay. La seconda parte è le platform di condivisione, uguale a prima. Che cosa abbiamo in più? La possibilità nella sezione custom di andare a inserire non solo, premendo link, vi trovate questo link qua, il link RTMP, ma anche il link RTMPS. Quindi inserendo questo, dopo la procedura è uguale a prima e ve la potete rivedere nel tutorial precedente che è all'interno della playlist di YOLOBOX. Interfaccia audio. L'interfaccia audio è stata finalmente ottimizzata, semplificata e resa più fluida. Abbiamo finalmente un volume del monitor. Ecco, ricordiamoci qua in questo caso che prima era inserito 0, 100%, 1000%. Adesso è 0, 10% è il volume a 0 decibel e il 100% è 10 volte potenziato il volume. Quindi mi raccomando, state sempre attenti al volume che inserite, vi consiglio sempre di stare intorno al 10. Potete mettere anche qua automatico o selezionare la fonte audio che volete. Lo vedete anche mentre avete il monitor a fianco, quindi è ulteriormente semplice. La stessa cosa la potete fare anche in questo caso da qua sopra, come facevate prima, ma con una ulteriore semplicità e visualizzazione migliorata dell'interfaccia audio, con soprattutto il volume di uscita del monitor. Ricordatevi sempre che, come vi dicevo prima, a oggi che l'ho ritestato, anche l'uscita monitor ha una qualità un pochino più scadente rispetto a quello che in realtà ne esce, che l'uscita audio nelle piattaforme streaming è assolutamente qualitativa. Andiamo avanti e vediamo l'altra novità inserita, cioè lo scoreboard, quindi il pannello, il tabellone risultati utilizzato in ambito sportivo. Il concetto di base è sempre quello precedente, ma come funziona? Andiamo intanto a cancellare un attimino gli altri overlays, anche se in realtà posso tenerli comunque, ma per farvi vedere meglio, io posso abilitarlo e abilitandolo vedete già che si va a posizionare in una certa posizione. Lo posso andare a spostare, quindi immaginiamo di posizionarlo in basso. Posso andare anche qua ad aggiungere i risultati, quindi gol della squadra 1, gol della squadra 2. Posso andare a inserire il timing, quindi time control, e gli vado a dare il tempo
lui parte e va avanti. Posso metterlo in pausa, posso resettare il tempo. Mi dice: sei sicuro, ovviamente. Posso scrivere primo tempo, secondo tempo o cancellare, quindi anche questa qua è una funzionalità aggiuntiva, primo tempo, secondo tempo, supplementari e rigori, quindi possiamo andare a inserire tutto quello che ci serve, tanto è un file di testo, come vedete. Posso andare a inserire nelle informazioni del team le varie informazioni, quindi game name, mettiamo girone 1, diamogli un nome. Poi squadra 1, diamogli un nome, squadra 1, poi squadra 2, andiamo a dargli un nome anche qua, squadra 2, ok, perfetto. E quindi noi andiamo e possiamo vedere che c'è squadra 1 e squadra 2. Quando premo Done va ad aggiornare il pannello. Posso andare ad aggiornare anche i loghi. Ci dà dei suggerimenti. Interessante ovviamente per evitare di preparare e trovare delle immagini troppo grandi o troppo piccole. Quindi possiamo andare a inserire le varie bandiere del caso. Quindi ho preso una bandiera, ne ho preso un'altra, l'ho inserita. E poi appena premo Done va ad aggiornare. Infatti, se io vado a ingrandire, vedete qua a fondo il tabellone risultati. Anche da qua io posso andare e far partire il tempo, aggiungere un gol alla squadra 1, aggiungere un gol alla squadra 2, andare a cambiare primo tempo, secondo tempo. Posso, volendo, in fase anche durante la diretta, andare a cancellare il tempo, magari perché siamo andati oltre i tempi supplementari oppure perché magari non mi sono sincronizzato col tempo del tabellone. Posso anche riaccenderlo, ovviamente, se lo riaccendo lui riparte da dove era. Posso, volendo, anche cancellare lo scoreboard. Tenendo acceso lo scoreboard, io posso comunque, a prescindere, andare a inserire anche le eventuali altre rolling caption e lower thirds senza problemi. Quindi mi fa vedere tutto. Ovviamente adesso qua vedete un pastone perché ho inserito tante immagini e informazioni in contemporanea, però è un valore aggiunto che si può andare a inserire. Cancelliamo quindi un pochino di informazioni e lasciamo solo alcuni loghi e ritorniamo nella visione rimpicciolita. Andiamo a questo punto nell'ultimo parametro, cioè quello delle impostazioni, e vediamo che cosa troviamo nel parametro delle impostazioni. Ok, nel parametro delle impostazioni vediamo Video Source Switching Mode, quindi mi permette di scegliere, anche questa qua è una cosa abbastanza fine ma interessante e importante, se cambiare da una camera all'altra con un tocco o con un doppio tocco, perché magari erroneamente tocco il monitor. È vero che è un monitor comunque di una buona qualità, che si vede anche molto bene in condizione di alta luce e anche in condizione di alta inclinazione. Questo da tenere molto a mente, soprattutto quando siamo all'aperto, cosa molto importante. Quindi se io mettessi double click to switch e gli do conferma, io per andare a cambiare non posso toccare una volta, devo toccare due volte. Toccando due volte mi cambia camera. Se io vado dentro di nuovo e gli dico click to switch, io tocco e mi va a cambiare camera. Quindi questa è un'ulteriore miglioria che mi permette di velocizzare la procedura e la prassi. Andiamo a vedere anche SD Card Video Switching Setting. Questo qua c'era già, ma era in una posizione scomoda nella versione precedente. Io, ad esempio, ho un video pubblicitario oppure un video che mi va in loop e devo commentarlo ogni tanto. Gli posso dire: quando faccio switch va in pausa, oppure riparti dalla prima, secondo, appena cambio camera e ritorna quella camera, oppure vai avanti anche mentre io sto parlando, anche se non ti sto inquadrando. Quindi anche questo è molto interessante, perché potrebbe essere un video pubblicitario, quindi gli posso dire pausa oppure riparti dall'inizio. Potrebbe essere un video o uno slide di fotografie che devo commentarlo e quindi magari vado avanti e intanto continuo a lasciarlo andare, oppure potrebbe essere qualsiasi altra cosa, possiamo trovare la modalità più consona alle nostre esigenze. Nel management della card mi dice quanto spazio ho all'interno della card. HDMI loop-through, la stessa cosa che avete già visto nel tutorial precedente che vi ho già linkato in descrizione, mi permette dall'HDMI out o di vedere quello che vede lo YOLO Box come sono adesso, ed è quello che sto facendo perché sto registrando con un altro YOLO Box, oppure mi permette di vedere la diretta, quindi il cambio camere che io sto facendo e vedo quello che succede nella diretta. Questo è comodo in due modalità.
mi serve per registrare il monitor o per vedere con un monitor più grande, quindi io mi metto HDMI loop through disabilitato. Sono in una conferenza, devo far vedere nel monitor dietro quello che sta succedendo, comunque che sto inquadrando e che andrà in diretta, e allora vado ad abilitare l'HDMI loop through, quindi faccio vedere tutto quello che succede in realtà e che sto facendo i vari cambi camera. Torniamo a questo punto indietro e andiamo a vedere anche velocemente nella sezione account, non c'è nessuna variazione, quindi è tutto uguale a prima e da qua si vanno a inserire tutti i vari dati che già ci sono. Bene amici, io direi di avervi dato una piccola informazione della nuova interfaccia, della nuova versione dello Yolo Box che tutti potranno scaricare, i già possessori e gli attuali acquirenti troveranno già con gli aggiornamenti questa versione, con una serie di ulteriori miglioramenti di bug e aggiornamenti come già vi dicevo prima. Se avete dubbi o domande sul prodotto stesso, non esitate a farle nei commenti. Se il video vi è piaciuto, come vi ho chiesto all'inizio, cliccate mi piace, ma anche iscrivetevi al canale Universo Foto, abilitate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Vi ricordo anche che lo Yolo Box è disponibile in Italia con ovviamente gestione italiana anche della garanzia tramite noi, Gruppo Toscana Fotoservice, che siamo gli importatori, la gestione dello stesso, presso i rivenditori autorizzati che vi posto anche questi in descrizione. Se avete dubbi o domande, come vi dicevo prima, non esitate a farle nei commenti. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!